un percorso che va avanti, quello del Comitato Civico per la Sanità di Sciacca, che insieme al Tribunale dei diritti del malato ha ottenuto per martedì prossimo dall'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo un incontro e un'audizione presso la Commissione Sanità dell'Assemblea regionale siciliana. Sotto esame le criticità del Giovanni Paolo II, ma anche la nuova rete ospedaliera, un confronto alla presenza dei deputati regionali Michele Catanzaro e Matteo Mangiacavallo e del sindaco di Sciacca, Francesca Valenti. Perché il problema, al di là della rete ospedaliera, è del fatto che c'è la conferma dell'ospedale di Sciacca come presidio SPOC, si pone il problema delle criticità che rileva intanto sotto il profilo della gestione. È inqualificabile che una struttura pubblica, soprattutto se appartenente alla sanità, venga gestita in questi termini. Al di là di questo è un problema di assegnazione del personale. Noi assistiamo a fatti bruttissimi per i quali proprio ci riserviamo di assumere le dovute iniziative rispetto ad incariche che vengono date a soggetti che ritengono di essere calate dall'alto. Chi aderisce alla logica del rapporto clientelare pensa di avere già dato, ecco, da buon sagrestano nei confronti del potente di turno. Ecco, noi vogliamo attenzionare i nostri rappresentanti, soprattutto i nostri tre deputati e il nostro sindaco, su questo aspetto del problema. Non è possibile, al di là di qualsiasi altra considerazione, che si possa ritenere gestibile una struttura pubblica in maniera indegna. Una gestione dell'ospedale, e il riferimento è alla direzione, che dunque non può essere esentata, a giudizio del Comitato Civico per la Sanità, da precise responsabilità, e questo al di là di quelle di tipo generale che risiedono sia nella gestione dell'ASP che addirittura in quella del governo della Regione. Diremo al Presidente della Commissione della Sanità che è assolutamente necessario intervenire. Non si possono concepire fatti di certi tipi. Questo è un problema di civiltà. Non è più un problema di assegnazione di somme o di assegnazione di unità lavorative. Il primo aspetto fondamentale è quello della gestione degna di un paese che si definisce civile. Su questo noi andremo avanti perché già abbiamo in programma iniziative ancora più forti che passano attraverso il coinvolgimento della gente. Più che mai si pone oggi, in un momento di grande crisi, la partecipazione della gente. Ma nel frattempo, così Cucchiara commenta la recente polemica scoppiata da Agrigento sul presunto depotenziamento dell'oncologia del San Giovanni di Dio, addirittura a beneficio dell'ospedale di Sciacca. Questo è l'atteggiamento critico dei potenti di turno e in quel contesto di degrado totale al quale stiamo assistendo, di tirare dalla propria parte. E come? Si portano le cose a Sciacca. E allora noi intanto faremo questo discorso ai nostri per dire guardate che si stanno portando le cose ad Agrigento. Dopodiché, detto questo, noi ci dobbiamo impegnare per imporre il criterio della esigenza obiettiva. Noi dobbiamo garantire la salute al cittadino, non una posizione di privilegio al potente di turno che garantisce a se stesso attraverso i favori e gli incarichi la propria rielezione.